Amici di noi biancocelesti, benvenuti qui alla Turk Telekom Arena. Siamo a ridosso del walk around della Lazio, appena finita la conferenza stampa di mister Sarri e di Vedat Muriqi. All'interno dello stadio ci siamo solo noi, i colori non sono il massimo, però sono quelli del Galatasaray. Conferenza stampa che avete la possibilità di vedere su un nostro video che tra poco sarà online e che vi preannuncio molto molto interessante, che è chiuso con il botto con Maurizio Sarri, che insomma ha avuto parole dure nei confronti di Giffi e del suo referto arbitrale. Però veniamo prima al campo. Sarri, che vuole comunque onorare la competizione, ha detto che l'Europa League è una competizione molto difficile, quest'anno è ancora più difficile per via dell'introduzione della Conference League, e quindi lui ha intenzione comunque di fare bene in questo girone, che è un girone molto complicato, lo sappiamo, e fin dalla prima partita contro il Galatasaray. A mia espressa domanda ha detto che farà ricorso alle energie anche di giocatori che non hanno giocato in queste prime partite, ma non per fargli un favore, ma perché se c'è qualcuno stanco è giusto che riposi. Però ha detto anche che non ci possiamo permettere stravolgimenti, quindi ci saranno dei cambi, ma non ci sarà un vero e proprio così stravolgimento generale della formazione, molto spericolato. Poi, per quanto riguarda Basic, a mia domanda precisa ha detto che non lo vede come un vertice basso e come un vice Leiva, per capirci, ma lo vede come un intermedio, quindi per lui al posto di Milinkovic o di Luis Alberto, e quindi perché secondo lui ha delle caratteristiche di inserimento e che al momento, forse più in là, quando sarà più in là con l'età, potrà fare il vertice basso, ma al momento non ha i tempi, non lo vede in quel ruolo. Per quanto riguarda invece altre considerazioni, sono state fatte anche su Muriqi, lui ha detto non a domanda dei media turchi, non vuole rispondere, anzi se Muriqi sarà titolare o meno, ma ha detto che ci sarà per lui uno spazio durante la gara. Anche Muriqi ha detto che sta lavorando per alzare il suo livello di gioco, che l'anno scorso è stato fermato dagli infortuni e dal Covid, e che è entrato in una squadra che giocava assieme 5 anni e ha avuto delle difficoltà. Lui ha detto che sta lavorando molto per alzare il suo livello di gioco, visto che lui proveniva da una Lega Turca che ha un livello di gioco più basso rispetto all'Italia. Ma la chiusura ce l'ha data poi Maurizio Sarri, che sulla squalifica è stato molto ma molto duro nei confronti di Giffi e del suo referto arbitrale. Il tecnico biancoceleste ha detto di aver preso 2 giornate, che a lui è stata data insomma una punizione molto severa, che l'atteggiamento intimidatorio nei confronti di Saelemaekers, quando è stato considerato intimidatorio un atteggiamento di Saelemaekers, quando lui diceva devi avere rispetto, mentre in un fotogramma si vede che allo stesso tempo, mentre Giffi guarda Sarri, osserva a 10 cm a fianco c'è un calciatore del Milan che prende per il collo un calciatore della Lazio, e quel comportamento stranamente non è stato ritenuto intimidatorio nei confronti del calciatore della Lazio. Lui ha detto anche, secondo me non andava punito, perché ovviamente sono cose che succedono, però non andava punito il giocatore del Milan, non andava punito nemmeno io. Molto più duro però è stato sulla squalifica per blasfemia. Lui ha detto che ha parlato con Giffi nel sottopassaggio, gli ha detto hai permesso di farmi prendere in giro per 20 minuti da un ragazzino, e ha anche 3 testimoni di non aver proferito alcuna espressione blasfema, che invece Giffi ha riportato sul referto arbitrale. E Sarri poi ha annunciato che qualora ci fosse una possibilità, ha già dato mandato ai suoi legali che se ci fosse una possibilità di adire la giustizia anche ordinaria nei confronti, per impugnare questo referto e comunque contraddire questo referto e andare magari contro a quello che ha detto Giffi, di farlo, oppure se ci fosse una possibilità di 1 milione. Quindi veramente un Maurizio Sarri arrabbiato, un Maurizio Sarri che non ci sta nei confronti dell'arbitraggio, più che dell'arbitraggio, della gestione soprattutto post gara che ha fatto Giffi, soprattutto nel suo referto arbitrale. Io vi do appuntamento più tardi, perché caricherò proprio il video della conferenza stampa, andatevelo a vedere, perché vedrete proprio gli occhi di Maurizio Sarri cambiare espressione, e il comandante non lascia quando vuole, è molto 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 così indicativo con la faccia per quello che
che vuole dire, ecco, se vuole una cosa lui cercherà proprio di scolparsi di questa, da questa non dico accusa, ma da questo referto arbitrale. Ci sarà secondo me anche un ricorso, ma però poi se ci fosse la possibilità anche di andare oltre lui farebbe volentieri. Io vi do appuntamento sul nostro sito, a domani, la prima partita Galatasaray-Lazio, e non mi rimane che dire, come sempre, forza Lazio!